La Francia del Sud, Fratolone, Marsiglia, Perpignan, personaggi mediocri, un senso di precarietà, forse un che di dopoguerra. È qui che Anouilh ambienta il mito, fa muovere i suoi Orfeo ed Euridice, Claudio Pesaresi. Eh sì, è dunque una rivisitazione appunto del tema del mito classico di Euridice e Orfeo. Ambientata negli anni 40, forse prima della Seconda Guerra Mondiale. Mi è piaciuto particolarmente questa cosa. I francesi sono molto portati frequentemente fanno delle rivisitazioni dei miti classici tra Jean Cocteau e Anouilh, appunto, Anouilh, mi sembra che si dica Anouilh, appunto, hanno fatto diverse rivisitazioni. Anouilh ha fatto Euridice, poi ne ha fatti un altro due o tre, Antigone. Antigone, anche adesso. E poi dopo invece Cocteau ha fatto La macchina infernale lì con Edipo, no? E beh, mi ha affascinato particolarmente questa cosa, poi ho ricollegato perché c'era questa musica che io amavo particolarmente perché mia madre la suonava quando mia madre era un'insegnante, professoressa di violino, e Gluck appunto ha scritto Orfeo Euridice e io ho preso il tema di Gluck, il tema di Orfeo, e l'ho riportato come tema principale della messa in scena. Gluck è vecchione all'inizio, Euridice, Sì, quella che tu canti. proprio perché molti artisti si sono poi dopo hanno attinto a questo tema e Vecchioni, ho voluto, anche se diciamo la storia di Vecchioni è un pochino diversa da questa, no, non finisce propriamente con diciamo, la ricongiunzione dei due nell'aldilà, diciamo nell'aldilà, diciamo in altra dimensione, per chi è credente sarà nell'aldilà, per chi non è credente sarà un incontro in un'altra dimensione. Il giusto peso da aggiungere al mio, Carmine d'Ascoli, come se i due non esistessero prima che si incontrassero. Sì, è come se tutto fosse in un certo senso, diciamo, come ha detto lo stesso Claudio, no? Su un'altra dimensione. È come se i due si completino a vicenda e quindi è come se il peso l'uno dell'altro sia fondamentale affinché entrambi esistano sulla scena e nel mito. È stato veramente, diciamo, interessante notare come appunto i due personaggi siano complementari in un certo senso, malgrado le divergenze dal punto di vista appunto della vita di ognuno, malgrado abbiano storie diverse, vedere come in un certo senso non siano in grado fino alla fine di stare l'uno senza l'altro. Un incontro casuale sembra, dice, pensare che tutto ciò poteva non accadere, però forse, come ci insegnano i greci, gli incontri non sono mai casuali, probabilmente c'è qualcuno che ha fatto in modo di farli incontrare in quella stazione. Sì, io ho, diciamo, un detto che vale come diktat nella mia vita, che è quello per cui appunto non bisogna confondere le coincidenze con il destino. Io penso che anche in questo caso, e nella maggior parte, secondo me, delle storie d'amore, gli incontri non siano mai casuali, ma che siano, diciamo, in un certo senso orientati, forse dall'universo, forse da Dio, forse non so, affinché appunto si compiano. Quindi penso che non sia assolutamente casuale quell'incontro. Marika Sacripanti, non avremmo mai potuto smettere di amarci, dice Orfeo. Orfeo forse così, ha questa sete di eternità, è come Lohengrin, puro. Euridice ha molte più incertezze e molte più ombre dentro di sé. Sì, infatti Euridice è in attesa, tutti e due prima dell'incontro sembra proprio che sono incompleti, che cercano, che aspettano qualcosa. Quell'incontro li stravolge, ma lei più di lui non si riesce a mettere proprio il passato alle spalle, quindi non ha proprio un atteggiamento pulito e schietto nei suoi confronti. Mente fino all'ultimo, secondo me è proprio perché lei aveva proprio questa paura di non essere poi accettata come col suo
triste e pesante passato alle spalle, insomma. E Orfeo invece ha questa forma di amore grandissima che alla fine praticamente è quasi come se rinunciasse a lei se non la può avere veramente, ecco. Alla fine la guarda proprio perché se non l'ha completamente sua e se non l'ha completamente sincera, è disposto anche a rinunciarci, insomma. Che questo secondo me è una grande forma d'amore, perché forse a volte l'amore è un po' una questione di comodo, come i loro genitori, nello star bene nonostante le menzogne, le bugie, i sotterfugi. Invece Orfeo è proprio assetato di un amore, proprio puro. Un amore che dà le vertigini. Sì, sì. All'inizio infatti è proprio una celebrazione proprio dell'amore nei primi istanti, perché tutti ci ricordiamo quegli istanti in cui gli occhi si sono incrociati, qualcosa è iniziato, è un momento magico. Forse qualsiasi storia d'amore, quel momento praticamente è quello che rimane proprio nel cuore, quello del primo incontro, sì.